Grazie Presidente. Concessione del patrocinio in uso dell'opera della Regione Liguria e iniziative varie. Concesso. Scusate, credo che ci fosse una cosa da aggiungere. Ci sono varie integrazioni che sono state fare qualcosa? No, non facciamo un testo successivo concordato. Mi è stata segnalata una cosa. Sempre per il Presidente, variazioni per Euro 102.894 a bilancio 2016, progetti a vantaggio dei consumatori. Un'altra, variazioni per Euro 2.574.500 a bilancio 2016, servizi socioeducativi per la prima infanzia. Sempre per il Presidente, variazioni compensative nell'ambito del medesimo macro aggregato al bilancio di previsione anno finanziario 2016 per Euro 9 milioni, primo provvedimento. Per il Vicepresidente, pratica numero 7, rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio fisioterapico in dottor Fenogio Mario. Sto leggendo, va bene. Numero 8, accreditamento centri di formazione per corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extra ospedaliero. Numero 9, rinnovo dell'accreditamento istituzionale ad Aria Sonus, centro di riabilitazione. Numero 13, sempre del Vicepresidente, approvazione schema di accordo per la prosecuzione delle attività di collaborazione già avviate con la delibera 1113-2011 e la 253-2015 tra Regione Liguria e Ministero della Salute in materia di sanità transfrontaliera. Numero 14, bando di concorso pubblico per esami per la missione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2016-2019. Numero 15, programmazione interventi da realizzarsi attraverso la quota del Fondo Famiglia, destinata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ai sensi del DPCM 7 agosto 2015. Sì, volevo fare una breve illustrazione. Si tratta di un importante intervento che ovviamente è riferito a somme stanziate in sede di conferenza unificata assegnata alla Regione Liguria per 2 milioni e mezzo circa di euro a favore dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. È importante questo strumento perché uno degli obiettivi è quello di sostenere i costi di gestione dei posti esistenti, ma nella prospettiva anche di ridurre l'importo delle rette a carico delle famiglie. Ecco, penso questo che sia una misura ovviamente attesa, oltre che a prevedere con queste risorse anche la possibilità di estendere i servizi di nido e micronido mediante apertura pomeridiana e o durante una o più mensilità nel periodo estivo, quindi aprire diciamo nuove opportunità a supporto delle famiglie. Quindi andiamo nella direzione giusta, anche se devo rimarcare una progressiva riduzione dei fondi stanziati a livello governativo per queste misure, quasi pari alla zero. Numero 16, contributi a favore dei distretti sociosanitari per interventi a favore delle estreme povertà, impegno e liquidazione di euro 400.000. Ecco, con questo noi manteniamo un impegno preso lo scorso anno, avevamo dovuto sospendere l'erogazione di queste somme che servono per le situazioni di povertà e indigenza, per l'accoglienza notturna in particolare, abbiamo mantenuto l'impegno perché sono somme già state spese dai comuni e quindi provvediamo con una distribuzione direttamente ai vari comuni a rimborsare le spese già sospese. Numero 17, progetto sperimentale per la vita indipendente, annualità 2015, approvazione del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Liguria. Ecco, in attesa di avere una legge regionale in materia di vita indipendente che è attesa e sulla quale stiamo lavorando, qui diamo seguito ai progetti sperimentali e alla distribuzione delle somme sul territorio sulla base dei progetti approvati dal Ministero. La vita indipendente è una modalità sicuramente attesa
e positiva perché consente a persone non autosufficienti a vivere però in autonomia. Questi fondi servono per pagare diciamo una persona che fa assistente, un educatore e altri servizi in modo tale che la persona possa vivere, come dice la parola stessa, in modo autonomo e indipendente. Assessore Cavo, numero 18, approvazione modalità di presentazione di istanza, criteri di valutazione, modalità di liquidazione dei contributi relativi alle iniziative di cui all'articolo 11 della legge 10/2006. Sì, con questa delibera andiamo a ridefinire i criteri con cui vengono assegnati i fondi della cultura nel cosiddetto diciamo, capitolo di spesa dei grandi eventi, che peraltro l'unico in questo momento finanziato in ambito culturale. Ed è di fatto un adeguamento al dispositivo del Grow Up, in particolare all'articolo 12 del Grow Up, che era proprio dedicato alla cultura. Quindi in temperanza del Grow Up andiamo a cambiare i criteri di valutazione e di punteggio, li trovate in delibera, la valutazione, quindi delle domande di questo diciamo, capitolo bando, non è propriamente un bando perché non si apre, non si chiude, è un capitolo che è aperto, alcune domande sono già arrivate e ovviamente dovranno, e daremo del tempo perché si adeguino ai nuovi criteri, cambia ovviamente il punteggio di assegnazione di questi fondi, un capitolo che rimane aperto tutto l'anno. E in particolare sono previsti da 1 a 15 punti per impianto progettuale, quindi viene tenuto conto dell'impianto progettuale e dei supporti professionali e finanziari delle iniziative come risultano appunto da tutto il progetto di accompagnamento. Un punto che abbiamo inserito in maniera innovativa è la capacità di fare rete con amministrazioni locali e soggetti privati privi di scopo di lucro, così questa è la legge, sia nazionale che internazionale, quindi abbiamo privilegiato la capacità di fare rete di queste iniziative e questo diciamo un punteggio che va da 1 a 10. Poi la capacità di promozione del territorio, qui diamo da 1 a 5 punti, e poi la documentata capacità innovativa del progetto rispetto al panorama culturale esistente, questa è una possibilità, quindi un punteggio in base alla capacità innovativa, oppure, qui ovviamente si sdoppia il punteggio, alla storicità del progetto, quindi ovviamente vogliamo premiare sia l'idea innovativa piuttosto che un progetto che c'è da tanti anni e che dimostra in maniera documentale, anche con rassegna stampa, insomma con il resoconto, di avere una validità per la storicità che ha. E in questo caso diamo da 1 a 10 punti. Vengono ammessi soltanto i progetti che raggiungono almeno 30 punti fino a un massimo di 40. E viene previsto da 39 punti un massimo del 50% del contributo e ovviamente abbiamo previsto però una fase transitoria di adeguamento per chi ha presentato domanda di una ventina di giorni. Questo diciamo il succo di fatto della domanda. Numero 19, sempre dell'assessore Cavo, approvazione degli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti ai fini dell'accreditamento degli organismi formativi. Si tratta in questo caso dell'accreditamento del consorzio For Agri, che ha passato ovviamente il vaglio del nostro ufficio accreditamento di Arsel, che viene di fatto accreditato con questo diritto. For 4 o For 4? FO.R.Agri. Assessore Gardebroni, numero 20, PO Alcotrat 14-20, approvazione partecipazione al secondo bando con il progetto EduMob, educazione alla mobilità sostenibile, delega alla sottoscrizione delle convenzioni di cooperazione transfrontaliere con i soggetti attuatori. Solo quei bandi che noi facciamo transfrontalieri insieme alla Francia e alla Sardegna, e questo lo usiamo per provare a vedere se riusciamo a completare il percorso ciclabile, che credo sia molto interessante per la parte del ponente soprattutto, quindi vediamo poi di che cifre eventualmente potremo disporre, quindi diamo via al bando e poi vediamo a seconda di quello che ci assegnano cosa riusciamo a fare. Cioè potrebbe essere un modo anche per la 24. Sì, noi ci candidiamo a un budget di 3 milioni totali, di cui il 55% è destinato alla Regione Liguria e ai soggetti attuatori, quindi massimo 55%. Vediamo che cosa riusciamo a fare e poi facciamo un ragionamento. Intanto ci candidiamo. Numero 21, deliberazione 647/2012, modifica della delibera 1660/2011 relativamente al beneficiario del contributo per gli interventi sui torrenti Sturla e Fereggiano,
riduzione importo di euro 480.000 risorse FAS 2006 non utilizzate. Allora, questo è uno storno di un FAS 2006 dal Comune di Genova per interventi di messa in sicurezza. Hanno ovviamente speso una cifra inferiore e si erano tenuti accantonati delle cifre che sono nostre, quindi ce le riportiamo a casa e le riprogrammiamo per i nostri interventi. L'intervento totale era 1.380, riduciamo di 480.000, cioè abbiamo l'iter di recupero perché sono stati utilizzati minori investimenti di quelli che avevamo concesso. Sono costati meno il lavoro? No, perché l'iter è costato meno, gli interventi sono finiti e quindi noi ce li riportiamo a casa, loro nel frattempo li avevano. Episodi di corretta gestione, no? Non è un esempio di cattiva amministrazione, però è altrettanto vero che abbiamo queste somme ferme ormai da più di 5 anni, quindi ce le riportiamo a casa. Anche loro. E per cosa si possono usare? E noi le impegniamo per i piani FAS che sono rimasti fuori dal pacchetto che abbiamo approvato dalla rendicontazione. Sono 480.000 più alcune altre cose che abbiamo recuperato. Stiamo preparando un piano di reinvestimento. E possiamo recuperare dei progetti che avevamo escluso? Assolutamente sì, lo recuperiamo, riprogrammiamo sempre col 2006 degli interventi che sono rimasti fuori dall'ultima programmazione. E quel pacchetto che esclude la nuova programmazione, io credo che potremo fare una riprogrammazione per circa, quanto Claudia, 2 milioni? 2 e mezzo. Sempre escluso un po' di palestre, ce n'è e sì. No, sono vincolati per interventi infrastrutturali, credo, la riprogrammazione, quindi faremo viabilità eccetera e vanno comunque cofinanziati, quindi andremo solo a coprire quando ci sono le coperture dei progetti pronti da parte degli enti che ce li propongono, però qualcosa recuperiamo. Pare che c'è una bozza di interventi, sono 3 o 4 interventi tutti infrastrutturali. Va bene. Numero 22, sempre assessore Gianpedrone, approvazione e modifiche al protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure, ex DGR 779-2014. Sì, il termine APM ci ha chiesto di fare delle valutazioni, la piattaforma multifunzionale di Vado ci ha chiesto di fare ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, dell'inserimento di criteri nuovi per agevolare è il loro lavoro e quindi il parere è positivo e quindi andiamo a dare il parere rispetto a questa richiesta. Assessore Rixi, numero 23, Portfolio 2007-2013, asse 1, linea di attività 124, ingegneria finanziaria. Approvazione schema atto aggiuntiva alla convenzione stipulata 13 settembre 2010 tra Regione Liguria e Commissione SPA. La convenzione regola i rapporti riguardanti l'attuazione del mandato conferito a FILS per l'espletamento delle procedure necessarie all'attivazione di due fondi, in attuazione del 1.2.4 del portfolio 2007-2013, fondo Venture Capital di 20 milioni e fondi dei prestiti partecipativi 10 milioni. In attuazione al mandato conferito, FILS ha individuato con procedura di evidenza pubblica Unicredit SPA quale soggetto gestore del fondo prestiti partecipativi, stipulando con lo stesso apposita convenzione con la quale sono state regolate, tra l'altro, le caratteristiche del fondo. Ha stipulato con Ligur Capital SPA, società in house, apposita convenzione per la gestione del fondo Venture Capital con la quale sono state regolate le caratteristiche del fondo, eccetera, eccetera. Le convenzioni siglate da FILS con i due soggetti gestori dei fondi stabiliscono l'obbligo per il gestore di svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del fondo. Quindi si tratta sostanzialmente più che altro di una procedura di carattere amministrativo e burocratico. A seguito dell'introduzione delle recenti disposizioni in materia contabile, si ritiene necessario provvedere a integrare la convenzione mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo al fine di conformarla pienamente alla normativa qui sopra, mediante una più puntuale definizione della procedura. Quindi. La delibera Ballerini. Assessore Scaiola, numero 24, approvazione del rapporto ambientale preliminare concernente la variante integrativa al PPCP. Per l'inserimento di articolo volto a disciplinare la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ma qui
diciamo, diamo via un percorso di variante al PTCP per fare in modo che, visto che c'è un grande sviluppo e richiesta di diffusione da parte dei comuni, richiesta dei comuni ma anche di privati, di tecnologie per lo sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili, che siano esse eoliche prevalentemente, ma solari, idrauliche, al momento c'è un percorso che è estremamente tecnico, chiede ulteriori varianti, molto complicato e costoso, e quindi sta scoraggiando anche questo tipo di attività. Noi, attraverso questa variante, questa prima pratica, diamo inizio a un iter che porterà una maggiore facilità in Liguria, un po' come in altre parti d'Europa, per appunto lo sfruttamento delle energie alternative e quindi anche da parte dei comuni un maggior rispetto dell'ambiente, allo stesso tempo anche maggior costi per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia. E qui parte l'iter che faremo noi come assessorato competente. Numero 25, decreto dell'amministratore unico di Arte Genova concernente l'utilizzo delle risorse contabilizzate nel fondo ARP ai sensi della delibera 1652-2011, verifica di conformità. Sì, qui praticamente sono dei soldi. Scusa, che... quella di prima è una delle presentazioni burocratiche, diciamo, della legge quadro DROACT, o è una roba parte? No, questa è una roba a parte, però va sempre nell'ottica al di là del il pacchetto GROMAP. Per quanto riguarda il mio assessorato, lo porteremo presto in giunta, che sono 5-6 punti. Questo è andato per altre, sì, per altre cose, ma... dire la stampa sotto se dobbiamo farci due cose. Sì, ma questo l'ho già messo comunque pronto per il comunicato stampa della conferenza stampa che faremo dopo. Se avevamo recepito, diciamo, due dei provvedimenti quadro del GROACT, uno per ordinare le idee. Ok, allora quella del di Arte Genova, praticamente ci sono nel 2015 c'è stato circa 1.128.000 euro di che abbiamo i soldi rientrati da canoni o comunque una sorta di avanzo di amministrazione, che è stato finalizzato, oltre ovviamente alle questioni di contabilità che conosciamo di Arte Genova, anche a fare una serie di interventi di manutenzione che qua sono stati rendicontati da Arte, dove sono stati fatti e con quali costi, e praticamente noi approviamo questo schema di lavoro che è stato fatto nel 2015 da parte di Arte Genova. Numero 26 dell'assessore Gian Pedroni, modifica il regolamento regionale 3/2011 recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua. 3 metri, 10 metri, abbiamo finito l'iter, da quando entra in vigore c'è un anno di transizione per quelli che a quel momento avranno ottenuto l'autorizzazione idraulica per poter ovviamente poi fare l'intervento successivo. Si parla solo di interventi nuovi, non di interventi esistenti, quindi abbiamo terminato l'iter e non so quanto ci vuole tempo dalla pubblicazione. Poi è legge. Poi ci sono due argomenti. Uno dell'assessore Gian Pedroni, indirizzi operativi per disciplinare l'attività dell'autorità di bacino interregionale del fiume Magra. Sì, noi stiamo andando a confluire nei distretti governativi. Da una parte andremo nel distretto dell'Arno e dall'altra andremo nel distretto del Po. Nel frattempo c'è una rilevanza fra Toscana e Liguria, fino a che questo passaggio non verrà definito, che sarà anche un passaggio complicato, per l'asta del fiume Magra, che ha bisogno di una convenzione con Regione Toscana per essere, diciamo, portato a un regime transitorio che ci possa consentire nei mesi o quello che sarà anni di poter comunque avere uno strumento che ci consenta di operare sul fiume. Quindi attiviamo una serie di interventi con Regione Toscana in modo che l'impatto del trasferimento al distretto sia il meno diciamo, negativo possibile per noi, che comunque andremo a finire a Firenze nel distretto. Questo è già scritto. Stiamo lavorando, siamo stati al Ministero dell'Ambiente settimana scorsa per avere comunque un riconoscimento di un ufficio amministrativo dei due distretti, sia del Po che dell'Arno, su Genova. Non credo che riusciremo a ottenere Sarzana, attualmente c'è l'autorità di bacino con sede a Sarzana, però Genova non è Firenze e sicuramente non è nemmeno un distretto del Po, quindi credo che sia abbastanza importante, vedremo che cosa si riuscirà a fare. Distretto del Po andrà a Torino. Torino, non so. Torino.
Assessore Ricci, attribuzione in carico agli uffici per indicazione ai comuni conseguente alla legge regionale 2/2016. Diamolo per scrivere. Ok. Vabbè, fine. Poi ci sono delle foto. Allora, del Presidente, Liguria Digitale, relazione previsionale programmatica per l'anno 2016. Sempre del Presidente, approvazione dell'accordo ai sensi della legge 15/2015 tra Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, avente ad oggetto trasferimento di beni immobili e mobili. Questo può fare trasferimento di beni mobili e immobili per Città Metropolitana, a parte dei vecchi accordi con questo motivo. Gli accordi che abbiamo fatto, sì, con quale ci prendiamo il 10 d'area, piano fondi e piani, in modo da mettere. Ah, sì, ne avevamo parlato. Sì, sì. Poi dell'assessore Scaiola, comune di Finale Ligure, variante alle norme di attuazione del PUC ai sensi della legge regionale 3697 per il cambio d'uso delle residenze preesistenti all'entrata in vigore della legge 2008, articolo 7, adeguamento ai rilievi di quella delibera 1120/2015. Sì, praticamente il comune di Finale Ligure ci aveva chiesto di approvare di una variante al piano urbanistico, poiché vi sono su Finale Ligure una serie di realtà alberghiere che però non hanno più questo tipo di finalità e funzionamento, che sono classificate prima dell'entrata in vigore dalla legge regionale 1, quella del 2008, quella sulle che riguarda appunto la destinazione d'uso delle strutture alberghiere, e quindi ci chiedono di poterle togliere da questa categoria, quindi sclassificarle. C'è stato un lavoro particolarmente articolato, adesso loro hanno preso quelle che sono le nostre indicazioni, quindi facciamo passare questa variante, che serve anche qui a sicuramente ad attivare altre possibilità urbanistiche su quel territorio. Poi abbiamo le comunicazioni che consistono nella richiesta della presenza del Gonfalone della Regione rispettivamente alla cerimonia commemorativa dei martiri di Cravasco del 20 marzo 2016 e dell'eccidio della Benedicta domenica 3 aprile 2016. Quindi di non individuare. Va bene, fine della pubblica.